Bentrovati Ezio, bentrovato anche Sì, buon a te. A intervallo tutti, a a tutti. tutti. Ma Tutti svegli? partita difficile, forse con un po' più di ritmo, ma lì davanti siamo spuntati. Ken, un pallone ha fatto anche gol, annullato, però non mi sembra granché in questo momento, no Ezio? Al di là del pessimismo di quello che è, mi sembra davvero come sempre. Prego, eh. Partita assolutamente anonima tra due squadre scarse per diversi motivi, per motivi differenti tra loro. Riguardo noi, per 20 minuti, con l'eccezione della rete annullata che non siamo praticamente esistiti, squadra lenta, impacciata, fa fatica a mettere insieme tre passaggi consecutivi, la palla circola troppo lentamente. Dopo 20 minuti, non si sa quanto per meriti propri o quanto per scelta altrui, la Juve ha preso più campo, ma vi dico, i savici interventi parate Infatti. non ne ha dovute fare. La sensazione è che se la palla circolasse un po' più velocemente, ma occorrerebbe anche tecnica affinché questo possa accadere, gli spazi nella difesa del Torino si troverebbero. È evidente che quando si gioca con un 3-6-1 le possibilità di Sono fare meno, tu gol, dici? ecco, si riducono drasticamente. Tiri nello specchio nessuno, non un centrocampo disastroso. Ho registrato un Rabiot più intraprendente, più intraprendente, più motivato, più presente in partita. Così come, ma questo era già preventivato, ho registrato altresì l'inutilità di Miretti e Locatelli, anche McKennie decisamente fuori partita, anonimo UEA, la classica partita che, insomma, con un po' di fortuna possiamo pensare di portare a casa lo 0-0, Infatti. a meno che si facciano subentrare Fagioli e Kenan Yıldız, che hanno piedi migliori e che qualcosa possa accadere. Io dico che, insomma, non giocare con due punte, con due attaccanti veri in casa è un crimine calcistico, ma sappiamo come la pensa la punta di diamante. E quindi registriamo anche il fatto che ancora una volta la pistola contro un altro presunto carro armato nulla può fare. Ci vediamo dopo la partita con la live, a presto. Auc.